Allora, facciamo una cosa bellissima. Fammi l'intro di Purple Podcast e poi noi ce lo riutilizziamo come signore e signori. Benvenuti a Purple Podcast. Signore e signori, benvenuti a Purple Coscat. A Coscat Cast. Signore e signori, benvenuti tutti quanti a Purple Podcast. Oggi puntata speciale, ragazzi, puntata speciale. Non so se si sente che mi trema un po' la voce, perché sono emozionato. Sì, 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 come mai, che succede? Ladies and gentlemen, la Madonna. Today or tonight? Today with us, Mr. Mimmo Contestabile. Che miseria, eccolo qua. Eccolo qua, salutiamo. Allora è vero. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad avere il mister radiofonico della città numero uno. Posso ammettere la mia ignoranza? Come si dice in inglese prezzemolo? Non so. Cioè, adesso andiamo a studiarci questa roba, cioè, no, ma sto Mimmo Contestabile rompe le palle, ragazzi. Dovunque c'è Mimmo Contestabile presente, eccolo qua, ladies and gentlemen, it's ready for me to introduce you, come chiamalo si chiama sta trasmissione? Purple Podcast. Sì, ma Allora facciamo una cosa bellissima, fammi l'intro di Purple Podcast e poi noi ce lo riutilizziamo come signore e signori, benvenuti a Purple Podcast. Signore e signori, benvenuti a Purple Coscat. A Coscat Cast. A cacto scolpa, mi dico a papà scolla, a papà pig, a benvenuto a papà pig. Oh, ma non abbiamo sigla? In realtà la sigla poi la mettiamo dopo, è in montaggio. Sì, sì. Il podcast è molto bello, sì. Sì, la cosa bella del podcast è che non abbiamo la necessità di essere perfetti già dall'inizio, noi possiamo essere anche normali e poi da lì cominciamo. Normale è già un parolone. già avanti. Cioè, già normale vuol dire, cioè, veramente aver fatto anche oltre. No. Va bene, grazie per avermi chiamato. Sono venuto molto volentieri per parlare del mio ultimo libro. Che cosa hai scritto? Le mie prigioni, quelle che accadrà da qui a breve, perché prima o poi mi arresteranno sicuramente. No. Ma secondo me no. Volevo fare da piccolo, volevo scrivere un libro, ma poi ho visto che lo scrivono tutti, che già bastano. Cioè, non ti piace l'idea di scrivere un libro? Preferisco questo. Sai che almeno la storia dei podcast mi fa... Ti arrapa? Mi intriga parecchio. Li ascolto molto volentieri, podcast. Soprattutto quelli storici. Adesso sto andando sulla storia di attualità. Romolo Remo e poi soprattutto... Sì. Beh, prima o poi arriverò al giorno d'oggi. No? Prima o poi. Però non ti conviene, non è che è proprio un granché. No. Però mi piace ascoltarti, no? Di sera, magari anche lì con le cuffiette. Allora, guarda, ti spieghiamo un po' come funziona. Ecco, come funziona questo? Allora, noi è bello che tu vuoi spiegare a lui come funziona. No, come funziona il nostro podcast. C'è podcast e podcast. Sì, sì, cioè, sì. Okay. Allora, il nostro è più una chiacchierata confidenziale, senza filtri. Non abbiamo il problema di avere nessuno sopra di noi, quindi che possiamo dire tutte le parole, parolacce, bordellini. Libertà di pensiero. Libertà di espressione. Puoi esprimerti in qualsiasi cosa, non siamo affiliati. Sai che l'avevo già pensato, soprattutto da un piccolo particolare. Vai, dimmi. Il colore della tua felpa che fa veramente cagare. Cioè, perché adesso, io non so se si può dire questa cosa. Io non so qual è il vostro sponsor per l'outfit. Ragazzi, ma sta roba rosa enorme che mi capita qua. E non mi ha visto con la pelliccia, quella là. Con la viola. Ho un pelliccione viola. No, invece la felpa rosa, così, questa felpona rosa è tanta roba. Ragazzi. Grazie. Cioè, ringraziamo la Nike. Allora io inizio subito con la prima domanda, così sparo. Ok, vai. Va bene. Ma la tua voce è sempre stata così o l'hai un po' adattata? O hai fumato modificata? Per 50 anni e sei diventato in questo modo. Io ho iniziato a fumare molto molto giovane, quello è vero, però bambini non fatelo perché fa male, soprattutto se ad esempio non è buona. Cioè, perché non fatelo assolutamente e no, non seguite le cattive. Dark Mimmo. No, io ho cominciato a fare radio molto molto giovane, avevo un poco più di 15 anni. Facevamo la radio nel Milano sud-est. Perché Mimmo non è di Siracusa.
Mimmo non è di Siracusa, Mimmo non è di Siracusa, Mimmo è un po' una sorta di bastardo dentro e fuori, non è nemmeno siciliano, non ha parenti in Sicilia, perciò la domanda è: che cazzo ci fai qua? Come ci è arrivato qua a Siracusa? È una vecchia storia che racconto sempre, poi ogni volta che la racconto cambio anche il finale. E dai, dai, accennala. Accenniamo. Comunque, storia vera, io inizio a fare radio, poi a Milano comincio a fare anche un po' di politica, ero abbastanza attivo sotto tutti i punti di vista, ma ormai il tempo è andato, anche la qualità è quella che è. Mi sposo molto giovane, parto, vado in viaggio di nozze, un viaggio di nozze che, pensa, io ho 22 anni, mia moglie 21, ci licenziamo entrambi e partiamo per un viaggio di nozze di 4 anni, senza mai tornare in Italia. Abbiamo seguito la cosiddetta rotta del sole, cioè abbiamo seguito il sole, cioè dove c'era la stagione calda ci si spostava. Bellissimo. Sì, il problema è che poi siamo tornati, chiaramente eravamo senza soldi, incazzati, abbiamo cominciato a prenderci a testate e ci siamo separati. Siamo separati, io torno, ci distanziamo un attimino, mia nipote che compie 18 anni dice: senti, caro zio Mimmo, bentornato a casa, ma ha chiamato mio padre, perché lei è figlia di un siciliano, ragazzi, tra l'altro di una delle cittadine più conosciute, più famose della Sicilia, Floridia. Mm-hmm. Chiaro. Chi è che non conosce, certo, Floridia? La famosa... ci hanno fatto anche una città americana col nome. Uno stato americano. Ah, uno stato, la Florida. C'è la famosa amico ti sogno, ma c'è un problema, amico, non c'è, che è dedicato al vino. Comunque, che fai? Mi accompagni, zia, in Sicilia? Perché io non ho mai visto mio padre, con 18 anni, mi ha invitato giù per Pasqua, era l'anno, correva l'anno 1990. Io arrivo qui, mia nipote da buon milanese dopo 48 ore, che sì, qui in mese intero me ne vado, già rotta i maroni, perché figurati, abituata alla movida milanese, cioè, figa. Se ne va, è bravo, così, piede. Invece io conosco l'imprenditore, che saluto, Concetto Mazzarella, che è il presidente della Marconi Maeggio, proprietario dell'ippodromo, che deve aprire una televisione locale, ed ecco qua. Che fai? Stai qua 6 mesi, buttiamo giù questa cosa, che io lavoravo comunque in questo settore anche su a Milano. Sì, perché no? 6 mesi, un anno due, un anno tre, un anno quattro, aggiudicato, vai, fa culo, sono qui da 30 anni. un contrattino facile. Poi è arrivato l'amore, eccoci qua. Ma hai iniziato subito con le radio, hai fatto anche altro? Allora il mio primo posto di lavoro, io lavoravo in aeroporto, a Linate. Lavoravo per un'azienda che si chiamava De Monti, non è proprio interessante, non è proprio da film. Giusto, perché avevamo necessità di lavorare. Anche Mimmo studiava e andava a lavorare, mi faceva un culo così. La De Monti Catering, cioè una volta, ragazzi, quando si viaggiava una volta, tu pagavi i biglietti aerei che costicchiavano, però avevi un servizio a bordo straordinario, cioè ti davano da mangiare, avevi la colazione, avevi i primi, i pasti caldi. Ecco, noi facevamo quello. Io ero un supervisor, all'età di 19 anni comandavo, diciamo, gestivo una cosa come oltre 300 dipendenti. Perché ero bravo, o forse perché facevo sindacato, c'ero un rompiballe. Okay. E allora mi avevano già messo come supervisor all'età di 19 anni, insomma, era una bella responsabilità. Facevo un po' però radio, primo grande amore, radio politicizzata, devo dire. Che poi ti è un po' rimasto, perché attualmente, ancora sì, oggi. No, ancora adesso faccio radio in maniera diversa. A quel tempo si faceva radio d'azione, radio opinione, radio, vabbè, io ero di lotta continua in quel periodo. Cioè... È vero che la mattina leggi tutti i giornali prima di andare? No, tutti i giornali no, però mi piace leggere, quello sì. Ho i miei 5-6 giornali preferiti, giuro, non leggo La Verità. La Verità, dico tutta la verità, nient'altro che la verità non la leggo, e non leggo neanche i titoli del giornale, perché, o di Libero, perché mi sembra un po'... Sembra qualche sito nostrano, ecco, più che giornali di opinione, di approfondimento. Mi piace leggere un po' tutti i giornali, sinceramente, però insomma, che siano intelligenti. Ma tu, cioè, come reputi l'informazione dei nostri giorni? Non ho capito cosa mi hai chiesto. Come reputi l'informazione? No, l'informazione è in senso... Oggi abbiamo Bad Mimmo, ragazzi. No, Dark Mimmo. In senso generale, vabbè, ragazzi, cioè qui ormai... Allora, che l'informazione in generale in Italia sia in mano ai partiti, lo sanno, credo, anche tu. I muri. Ma ne parlavamo l'altro giorno al
mercato qui alla fiera del mercoledì, eravamo io, Tano, in Autrisei, allora, e tutti sappiamo come funziona, però mai come adesso, insomma, cioè, adesso c'è stata un'occupazione Rai soprattutto, cioè, se prima c'erano le tre reti Mediaset, adesso sono tre reti Rai, le tre reti Rai, le tre reti Mediaset e anche qualcos'altro, tutte schierate. Non conosco i risultati da quello che mi racconti. Vabbè, c'è da dire comunque che se prima esistevano soltanto le televisioni, adesso hai la possibilità di stare davanti alla TV ma senza guardare i canali, cioè ci sono Netflix, no, c'è YouTube, certo, c'è certo, tutto. Certo, quindi... c'è la possibilità persino di vedere un podcast, la pace da Pierla come il Bergo Bianco che ti dice no, nel senso che ti racconta le cose, certo. Perché adesso c'è più libertà. Ma non ci fermiamo qui, perché abbiamo anche noi la possibilità di parlare. La cosa parola che prima non era possibile. È stata data proprio a tutti, e dico proprio tutti. Mi è piaciuta un sacco una cosa che ho letto l'altro giorno. I social media vi hanno messo fin troppo a vostro agio nel mancare di rispetto alle persone e non essere presi a pugni in faccia per averlo fatto. Dice. Mike Tyson. Sì. Ora non so se l'ha detta veramente lui, questa cosa. L'ha detta durante un'intervista, ha detto questa cosa che secondo me, perché siccome c'era un periodo in cui tutti quanti, ma è una cosa di 20 anni fa questa, non è, cioè l'hanno riportata oggi, ma lui disse durante un'intervista è un periodo in cui tutti possono essere opinionisti di qualsiasi cosa senza beccarsi un cazzotto perché, per aver detto una minchiata senza che nessuno possa avere... Fermo restando che ho dei dubbi che su Mike Tyson possa aver usato un linguaggio così forbito, perché vabbè, sarà stata... Vabbè, cioè, l'hanno articolata, l'hanno articolata. Lui avrà dato il pugno. Però ragazzi, è vero, vabbè, insomma, dai, abbiamo sciolto i cani, sì, come sì. Si suol dire. No? Cioè, ormai i social veramente c'è di tutto e di più. Mi spiace solo una cosa, guarda, io preferisco anche avere insulti, no? Cioè anche ricevere l'insulto, oppure dire quello che mi dice, capisco un cazzo, capisci niente, mi va benissimo, ma almeno che ci metta la faccia, cioè nel senso di avere davanti l'interlocutore. Poi vai a vedere, c'è Giulietta 82, oppure Prezzemolino 31. Prezzemolino 31, ce l'ho bello, ce l'ho tondo 48, sì, sì, e sì, la sì. Madonna, sì, 48 sì, ragazzi, è tanta roba, adesso con tutto il rispetto. Va bene, cioè, stammi sul 20, 22, ci siamo. Sulla no, norma. Se no il Rocco se ne va. Certo. Cioè, però è vero, comunque i social hanno liberato di tutto di più. Adesso c'è questa grande piattaforma che per carità ci permette, anche se presa in maniera intelligente, di essere molto, molto di più e molto meglio informati su tutto quello che succede. Cioè, se non ci fosse l'internet e la rete, noi determinati scenari, che sono poi quelli veri, non quelli verosimili o quelli narrati, conosceremo nemmeno. Però diciamo che non è facile, e anche un po' poco corretto, perché non sai mai dall'altra parte se c'è qualcuno che magari può risentire, o magari non è corretto sparare merda così a gratis e poi non metterci no, un po' la certo, faccia. No, ma certo ragazzi, però sai, lì è una questione anche poi di scale, no? Cioè, io vengo insultato spesso e volentieri. Come ti comporti? No, come ti comporti con gli haters? No, mi giro i coglioni, poi vabbè, me lo tengo per me, cioè nel senso che vabbè, neanche la soddisfazione di risponderti, quello certo. È sicuro, è un po' il passaparola. Io credo che bello, io vorrei vedere tantissimo Mimmo picchiare qualcuno, cioè, poi 1,90 m, una palmata sì, di mezzo vabbè, metro. No, io sono buono nell'anima, poi ormai c'è una certa età, devo andare. Non vado più in giro a pistolettare verso cioè, se tiro una testata a uno mi viene un ictus a me, cioè, quello è il problema grosso, cioè figurati, cioè, c'è tre pezzi qua del sì, mio fisico sì. Che non so neanche dove li ho presi, perché secondo sì, me quando mi hanno fatto il primo trapianto me l'hanno fatto prendendo una roba di scorta comprato su Shane. Ora sai, facile.it, mi hanno dato il fegato di uno, però girano i coglioni. Ti girano i coglioni, quello sì, perché comunque certo. Ti insulta. Poi sai, anche l'insulto gratuito, quello che se ti insultano con un minimo di così di nel contesto di quello va bene. Quando ti insultano perché vai in giro, vai in bici in Sassellino, vai qua perché sei un cretino, sei. Poi mi fanno ancora arrabbiare di più invece quelli che partono e si mettono l'aureola intorno alla testa, fanno sei santi in paradiso, sì, chiaro. E io so chi sei, ma io lo so chi sei. Ti vedo, io ti conosco. Ti conosco da quando sei piccolo.
Cioè, 20 anni che tu. Cioè, io so chi sei, chi hai frequentato, cosa hai fatto, cosa c'è nell'armadio. Con chi ti droghi, quando vai a puttana. Con chi ti droghi, con chi ti droghi. Trovi. Poi vai lì e ti metti davanti alla rete, ti piazzi un cellulare di qualche tuo amico che ti conosce da poco e pensa che tu sei uno stinco di santo, che cominci, hai capito, a fare sermoni. Mi raccomando, ragazzi, vogliatevi bene a Natale, poi sei il primo di sui più coglioni a tutti, capito? No, perché poi è così, cioè è così, ragazzi. Io non ce la faccio, le lacrime, non ci sto dicendo più. Però l'importante è che si diverte. Assolutamente, l'importante è che ci si diverte. E se non mi sbaglio, da poco tu hai, da qualche anno, hai una grande passione che è il padel. E tutto ciò che... Padel, meno male che è venuto fuori il padel. Meno male che è venuto fuori il padel, intanto è una bella scusa. Sì. Soprattutto dopo che sei sposato. Dovevo scegliere tra lo psicologo e il padel. No, ho scelto. Ragazzi, dopo 20 anni trovare scusa la moglie è dura. Ce n'erano più, le ho usate tutte. Perché le zie le avevo ammazzate tutte. Certo, chiaro. Quindi è morta quella, devo dire. Vabbè, ragazzi, tutte. No, poi è arrivato il padel. No, il padel, dai, ti dà un momento di sfogo, di sì, convivialità. Certo. Ho conosciuto gente simpaticissima che non pensavo mai di incontrare. Sai chi? Alcuni non vorresti almeno. Cioè, anche adesso giochi a padel solo perché speri di riuscire a colpirlo con la racchetta. Con la racchetta, con la scusa che non ti sei legato il laccetto, gliela tiri in fronte. Però è divertente. Adesso, parliamoci chiaro, ragazzi, a qualcuno della mia età, insomma, fare qualche movimento in più non fa male. Visto che io sono pigro, no, io ho 65 anni. Oh, che, ragazzi, cioè l'età, ragazzi. Cioè, avanti, ogni tanto mi bussa da solo, capito? Cioè, è così, no? Cioè, tanto immagino comunque già da essere lì con quei 4 cieli di fianco. Ma scusami, cioè, ma io mi chiedo, ma se tu sei veramente così quando fai, ma perché non ti comporti in questo modo in radio, che saremmo tutti messi lì a seguirti, no, solo per farti. Ma perché? No, comunque dai, ragazzi, cioè, organizziamo, io lo produco il podcast luogo, a Mimmo Contestabile. Ogni luogo e ogni deve avere comunque dei suoi paletti ben precisi, anche perché sai, non è facile far radio, ragazzi. No, per questo dico. Tu intanto entri, sai, come diceva, non so se ve lo ricordate, voi siete comunque molto giovani, Corrado, no? Certo. Corrado, Vianello. Tu entri, una volta c'era la televisione, c'era la radio, prima la radio, poi la TV, entri veramente nelle case delle persone. Tu è vero che entri anche nelle macchine delle persone. A volte entri nelle persone. cioè, vabbè, quella è un'altra cosa. No. Però lo devi sempre fare con una certa educazione, perché vai a casa di altri, cioè non ti puoi mettere perché tu hai lo strumento davanti e il microfono. Quando hai iniziato, tipo le primissime volte della radio, com'era? Cioè, avevi un programma, parlavi di qualcosa? No, io avevo il pallino di fare questo. Mi è sempre piaciuto pensare di fare un programma anche di approfondimento. Quando ho visto che le radio, soprattutto le mie radio locali, cioè quelle che io, di cui ero innamorato, cominciavano comunque a scendere l'audience, perché la proposta del contenuto della sola musica, delle canzonette, vogliamo chiamarle così, okay, perché erano le radio e le canzonette, era tantissima musica commerciale, poi c'erano le radio magari di settore, quelle un po' più specifiche, c'era il pubblico serale, che era quello che io adoravo di più, che magari era il cosiddetto pubblico di nicchia o di minchia, perché eravamo in quattro gatti, no? Cioè proprio era la stessa cosa. Fece la proposta agli editori di FM Italia, dire: io, ragazzi, cioè, mezza idea ce l'ho, cioè io vorrei fare una trasmissione talk, più talk che musica, perciò accompagnato, facendo anche approfondimento, cercando di coinvolgere le persone. Ed è nata Radio Blog nel 2007, cioè FM Italia, insieme a Franco, insieme a Armando, si trasforma e diventa non più la radio fatta bene, perché comunque è sempre stata fatta molto bene. Salutiamo FM Italia. Salutiamo FM Italia, ragazzi, sotto questo punto di vista è partita lei, e poi molta gente è andata dietro, ci hanno anche tentato ci hanno anche copiato. Vabbè, quando una cosa funziona, ci sta. Con risultati pessimi, perché sono chiusi tutti e sono falliti tutti nell'arco di breve, però chi è bravo è ancora sulla breccia, sul mercato, magari si è evoluto. I più intelligenti si sono messi di fianco, hanno fatto altro che è simile, non identico, crescendo sotto un altro punto di vista e magari anche superandoci.
hanno fatto bene. Chi invece voleva per forza fare il copia e incolla, me la tira un po', cioè, va, del, no, swag. Cioè, ma ci sta, non tutti, non tutti sono meno contestabili, cioè, nel senso vai. Che comunque, sai, l'età ti permette anche l'età e la conoscenza del fatto che un Francesco Italia lo conosco da 12 anni, ma prima di lui conoscevo Bufardeci, e prima di Bufardeci conoscevo Pippo Gianni, e prima di Pippo, cioè conoscevi tutta la classe politica, l'intelligenza, ed era gente con cui tu sei cresciuto, e a cui non è che devi per forza di cose toglierti il cappello, perché hai condiviso veramente un lungo percorso insieme, perciò timore reverenziale un po' meno, e hai la possibilità ogni tanto di fare anche quelle domande scomode che altri... Esperienza, ragazzi, esperienza. Ah, no, vabbè, te lo puoi permettere, insomma, cioè puoi dare del tu. Ecco, io posso dare del tu quasi a tutti. Che bello, che bello. Se poi loro qualcuno si offende, perché c'è qualcuno che si offende. Eh beh, lo... Ragazzi, ce ne faremo una ragione. Non è mancanza di rispetto. C'è modo e modo di dire le cose, il concetto resta quello. Ottimo, giusto, un ottimo risposta. Ecco, poi nasce il Radio Blog e parte. Boh, poi arrivi anche a un punto che magari vorresti anche provare altro, però insomma il discorso poi che cos'è mai che buttarsi sul nuovo, questa cosa del podcast a me piacerebbe tantissimo. Te lo produco, no, io, no, non no, ti preoccupare. Cioè, perché mi piacerebbe andare ad affrontare problematiche così, in modo un po' più incisivo, un po' qualcosa più... di diverso, magari, no, che non più... necessariamente deve, esatto, seguire una strada. Bravo, sì, cioè non per puoi fare off-road, devi avere dei canoni di comportamento. Cioè, mi piacerebbe ogni tanto poter essere anche più me stesso, cosa che comunque il radio, ripeto, per una questione proprio di educazione è difficile. Sì, devi comunque rimanere, certo, rimanere, ma come è giusto che sia entro in certi paletti, no, poi magari ti concedi qualcosina in più, ma deve essere comunque sempre fatto con un certo stile, un certo garbo, perché sennò diventi un hater del cazzo, bravo, dei social, hai capito? Cioè diventi quello il classico leone da tastiera, quello là, quello che è così. Sei su FM Italia, sulla radio più ascoltata, e fai 50, 60, 70 mila ascoltatori la mattina, ma di affanculo uno, perché tanto il microfono ce l'ho io, non mi puoi neanche rispondere. Chiaro, così è facile. Troppo facile vincere così. Certo. No? Cioè, infatti, secondo me, è una cosa fighissima da fare, soprattutto per voi, che magari ancora questi canali non li conoscete molto bene, sarebbe quello di avere lo streaming diretto su Twitch di tutto quello che fate. Sarebbe, anche, a parte che perché è monetizzabile, quindi con tutti questi ascolti. Ci ha preso per ascolto, se no, ho 65 anni, adesso sono un rincoglione. Cioè, no, perché voi non li conoscete bene. No, perché no, se, no, ma poi, perché poi tipo è centro diurno. Poi è voi vecchi, voi merda. No, così parentesi vecchi. Voi vecchi, cioè, vecchi, dopo che avete finito la tombolata. Io ho fatto la tombolata, è stato impegnativo, perché a metà tombolata già c'era uno che c'era bombole d'ossigeno, sì, ospedale, sì, ambulanza. Anche noi conosciamo, abbiamo anche la tua esperienza. No, ma come sono andate queste feste? Hai mangiato tanto? Mangiato tanto, perché purtroppo lì c'è un grosso difetto da parte di mia moglie. Cucina c'è bene. Porca miseria. Caterina è tanta roba. Poi c'è sto pallino che... Infatti volevo fare una trasmissione MasterChef, una fregata. Abbiamo intervistato proprio quando è stato, due puntate fa, Chef Guarneri, Don Camillo. È stato divertentissimo. Perché pure salutiamo Giovanni, sarà incazzato con la Iena. È 40 anni che cerca di prendere la stella, è arrivato con la, in un secondo. Ciao Gio. No, ma è così. Noi abbiamo fatto un'ora di puntata. Sì, non gliel'abbiamo detto. È arrivato lui. Boom. No, in realtà io il mio problema fondamentale. Certo, tra l'altro un dica. Sì, no, il mio punto fondamentale è che mi fa piacere il fatto che Giovanni, nonostante tutte quelle che sono state le mission che ha visto e che non ha visto di tutti i ristoranti che hanno aperto e chiuso prima di lui, che volevano fare di più, che volevano fare di meno, magari oggi questa cosa, secondo me, è servita tantissimo, perché ha capito che per arrivare a determinati tipi di risultati devi osare, cosa che lui, secondo me, che posso dirgli, cioè, nel senso, abbiamo veramente una grande confidenza, io adoro la sua cucina, adoro quello che fa, solo che mi rendo conto anche che il picco reale di quello che in questo momento è necessario per raggiungere determinati standard è ancora più in là del semplice saper fare un buon piatto, cioè è proprio veramente tanto di più. Sì, scusa, è arrivato un messaggio. Con un messaggio, guarda, devo ricoprire la fa. No,
No, no, no. È comunque io rimane sempre il mio top 1. Assolutamente. Cioè, ho mangiato veramente. Non è vero, non fidarti. No, l'ha detto anche no, no. Quello che fa pizzarte, il pizzaiolo campionato del mondo. Giovanni, non ti fidare certa gente. Allora, cosa ne pensi tu di questa? Dato che ormai siamo nel lighting del lighting, mi devi dire, cosa ne pensi di questa stella Michelin? Ma lì secondo me più che altro io ho capito perché Giovanni non ha mai preso la stella. Vai, perché? Ha sbagliato il nome al ristorante. De cosa si chiama? Anzi, doveva chiamare Geruflesso, cosa? Uno che aveva Extremo la Vise. Uno Spirito Santo e Immacolata Vergine, l'altro si chiama Crocifisso. Annota. Ma chiamati, non so, il Sepolcro. Via Crucis. No, dove tu entri e c'hai questa cosa flambè che ti fulmina nella testa, tu infuocata, che lui porta la croce con il vassoio. Sì, ragazzi, chiaro. Quella è già tutta una roba. Certo. Allora, ti racconto questa barzelletta. Eravamo io, Giovanni Guarneri, Jessica Lange e Sam Shepard. Ok. Vero. Chiaro. E lui ha portato fuori la sua piatto spaghetto sirene, chiaro? No, era un riso a forma di vulcano, a nero di seppia, buonissimo, okay. Con sopra della ricotta strana, che poi sembrava tipo un vulcano che era lei. Okay. Però lei è rimasta scioccata. Saint Shepard è morto dopo 3 mesi. Ecco, questa cosa. No, questa lo chiama. Ma comunque è vero. Siamo andati a questa cena ed era straordinaria. Grande. Questo è un po' l'appunto. Comunque, super Mimmo sbottonato. Mamma, eh? Che bello. Ogni tanto fatemi sfogare. Ma io non aspettavo altro. Anche perché, giustamente, tu sai bene. Allora, io. Diciamo una cosa di quest'anno. Mi posso sfogare in un altro modo. Cioè, ormai 65 anni, farsi anche le pippe. Mi sembra un po'. Cioè, no, basta. Abbiamo dato. Sì, 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 oh, sì. Porto gli occhiali. Cioè, anche. Basta. Ragazzi, cioè. Ah, però anche tu. Siamo due. Sì, sì. Vabbè, Mike è già là. Allora, cominciamo a fare le persone serie, cominciamo a fare questa domanda. Ma voi perché avete poi siete partiti con questo? In pratica io ho iniziato dalla mia cameretta. Intervistavo dei personaggi e paradossalmente No, ho intervistato delle pornostar, ho intervistato un ragazzo che oggi è sotto Sony Universal, Don Pero, che proprio è la mia idea, dato che ho sempre avuto a che fare con la musica, come ben sai già da tantissimo tempo, volevo fare inizialmente un podcast per dare visibilità alle nuove leve del rap, dell'urban, di chiunque facesse musica qua. Il problema è che dopo le prime 7-8 puntate... Erano finiti, quindi ho cominciato a intervistare magari colleghi, fotografi, ho intervistato gente che magari aveva vinto premi per qualcosa di interessante, ho intervistato il creatore là, il fratello del creatore del padel, come si chiama? Il tizio che lavorava da Terranova. Ah, lo spagnolo. Sì, lo spagnolo. No, l'argentino. Argentino. Lui? Diego o Emiliano? Che lavorava dal... Sì, quello che lavorava da... Ma forse aveva proprio il nome... Sì, cioè lui... sì, sì, era lui il padel... comunque era uno di quelli dei padel fondatori, una cosa del genere, quindi abbiamo parlato di questa cosa qua, solo che dopodiché ho avuto l'occasione di intervistare Benny Green una settimana prima che andasse sulle Iene o comunque su un programma per fare... che parlava del fatto che lei era una bancaria, è diventata una pornostar, c'è stato tutto. Quindi praticamente da lì l'hype del podcast ha fatto tipo questa era così intelligente, interessante, anche se poi riesci a fare comunque delle chiacchierate, delle interviste magari anche a distanza, no? Certo. Perché io ad esempio una delle grosse difficoltà che devi affrontare qui in radio, soprattutto quando dici tu sei comunque una radio locale, io raggiungo un numero di ascolti molto elevato perché comunque tu sei sul territorio, sei sul pezzo. Ah, okay. Io la mattina sono live, sono in diretta, ho questo vantaggio rispetto a tutti gli altri organi, gli altri certo. Media, no, di informazione, perché comunque vuoi non vuoi, dalle 7 del mattino alle 13 Gianni Catania, io e poi Rihanna Bella copriamo questa fascia e sei sul pezzo, cioè arrivi prima degli altri, cioè la radio sei immediata. Poi inviti gli ospiti, no? Allora ogni tanto facciamo così una chiacchierata anche con gli editori. Dai, vediamo di diversificare. Quello che diceva Albergo è vero, cioè. Sì. C'è della serie dopo un po'.
Che cazzo chiami? No, cioè, bravo. No, io li ho finiti. Ma c'è ancora questo qui. E pensa che io prima ero da solo, quindi non avevo neanche un co-conduttore. Quindi a un certo punto arrivavo. No, ma sai perché la cosa mi fa arrabbiare? A me piacerebbe, e ti giuro, io li porterei anche in trasmissione, i cosiddetti opinion leader o quelli che comunque riescono a esprimere magari anche dei concetti, magari anche che sono difformi col tuo pensiero, però li porti in trasmissione per parlare. Problema se la tirano, cioè della serie. Però come dici tu, devi stare molto. Sono i pannacci della situazione, cioè vengono lì, dicono talmente delle grosse stronzate, scrivono delle grosse cazzate, solo esclusivamente per dar contro a Michael mica vergo più a un pirla. Sì, perché? No, non lo so perché, intanto è un pirla, partiamo da questo presupposto. Michael, io so che tutti quelli come lui sono amici degli amici. Mike, ma che amico degli amici? Non lo so. Aspetta, allora scusa, tu mi spieghi un po' meglio così. Vediamo un attimo di. Vabbè, ma se non lo capisci e non lo sai tu. Però lo dicono bene. Eh? Sì, no, lo dicono bene, scrivono bene e poi lo scrivono. E poi allora e tutti dietro. Sì, è vero, sto io a notte, sto qui a notte, vai corsi con Lino Bottaro, quello lì scricciava e quello lì da dietro. Ma quando? È una volta. Ma l'hai visto tu? No, me l'hanno raccontato. Questa roba me l'hanno raccontato e mi spara in testa. Cioè, mi hanno detto che. Sì. Ecco, questo è un po' il punto. Ecco, perché d'altronde, ragazzi, parliamoci chiaro, è uscito bene o male l'ultimo report, no? Che però arriva fino al 2021. La provincia di Siracusa ha perso ulteriormente abitanti, no? Noi siamo passati, siamo crollati, eravamo 122.000, adesso siamo circa 118.000, cioè man mano scendiamo, siamo usciti del 4,8%, che significa. È tanto? Sai, non è poco. Siamo scesi perché è morta la gente o perché. Se ne va. Intanto muore anche. Cioè, intanto siamo scesi anche per quello. Cioè, della serie la gente non scopa più. La gente muore, tromba di meno e parte via di più. No, più che altro, vabbè, diciamo le cose come stanno. Cioè, adesso prima di mettere un figlio al mondo ci penso su di. Cazzo. Magari non così, Madonna. Ci penso in un modo diverso, cioè, però ragazzi diventa complicato perché coppietta giovane, che fai, ti sposi, sposare, va bene, poi fatti fare il video qui a Michael Steven, conosco. facciamo una bella anche dai marchettata, allo sconto, cerimonia, battesimo completo, sì vai 50k vai. Sì, 50k. No, tutto il matrimonio, no, a parte non faccio matrimonio, allora, però amen. Perciò ci pensi, devi sposarti, non compri la casa, è impossibile, ormai c'è cioè, accensione mutui, chi 7%. Il lavoratore, cioè il lavoro a tempo indeterminato, nessuno, perciò nessuno ti fa credere. Come fai a far figli? Chiaramente poi ci sono anche altri paesi che crescono, cioè che vabbè, ma cosa cresce l'India, ragazzi, che è poi il tasso di mortalità è sceso dell'11% in 3 anni. Madonna. 11% sono tanta roba, perché su un paese che ha 10.000 abitanti, 12.000 abitanti scendere il 10%, cioè che vuol dire 1.000 persone, c'è gente che muore, gente che non nasce, ma c'è gente che va via, 18 anni prende e va, ciao, non la vedi più, non tornano più. Io ho nipotini che sono andati diplomati, laureati e poi ciao, arrivederci, grazie, se ne sono andati all'estero. Ma io guarda, ti posso assicurare che dal mio punto di vista, che comunque facendo un lavoro molto creativo, qui a un certo punto avevo totalmente saturato il mercato. Sono dovuto stare 2 anni fuori tra Milano, Croazia, sono stato a Dubai, ho vissuto anche perché, come dici tu, per comprarmi una casa o per fare le cose che dovevo fare qui con tutto, che sono ben posizionato e piazzato nel mercato. Inventati qualcosa, che questo è l'importante, bisogna cercare veramente di soprattutto ai giovani, però sai, anche quello non è semplice. Vabbè, ma periodo difficile, periodo abbastanza veramente complicato. È semplice, il problema è che fin quando non ci sarà una manovra di governo vera sul fatto che non possiamo vivere con 1.000 euro in due dentro una casa, con uno stipendio che, tolto quello, tolto le tasse, tolte le bollette, tolto tutto, non fai girare l'economia. Cioè è un'economia di sussistenza, finiremo ad essere sempre più poveri e niente gira. Tocchiamo un tasto di politica economica o di politica in generale a livello nazionale, perché sennò. Però tipo, ti posso dire la mia, io che sono stato in giro nel mondo, ti assicuro che in questo momento, nonostante tutti i problemi che ci sono in Italia, se in questo momento vai in America, cioè
è un disastro. No, no, ma da, no. È un disastro. Disastro dappertutto, ragazzi. Noi paghiamo quello che siamo in questo momento perché comunque ci sono le banche tedesche che sono in difficoltà. Cioè, sì, sì. Tanto per essere chiari, uno dice: ma che c'entro io che abito a Canicattini Bagni con la banca tedesca? Cazzo. Eppure sì. Di mare, c'entri pure tu. Tu che stai guardando in questo momento. E uno dice: ma a me che me ne frega, che te ne frega, vedrai che la colpa è tua, ma come la colpa è mia, non facciamo ancora la differenziata, hai visto? E questo è... però alla tra fine l'altro, il Tetra Pak dove minchia lo metti tu? Facciamo sta bella domanda al primo che, te, che chiama, gli diamo un bellissimo regalo, un biglietto per entrare in Piazza Duomo la, la notte del 31, ma non si paga e tu paghi, minchia di madre, dai, avanti. Sono artisti di grandissima fama. A proposito, Mimmo, che fai a Capodanno? Porca miseria, guarda, non lo so, non lo so, che avevamo intenzione un attimo, volevamo andare a fare questo weekend, no? Andavamo il weekend, avevamo io il bergo, andavamo un po' tra Cortina. Se muori, Cortina ormai. Poi andavamo in via Italia, qui di fronte, e ci facciamo una bella rollata, vada no, sarò in Piazza Duomo, ma indovinate con chi, ragazzi, col mitico Michelino. Ma perché c'è anche tu? Ti hanno chiamato a fare il parcheggiatore. No. È Michael, saremo in Piazza Duomo 31. So che questa cosa può anche non piacere. Amen. Ragazzi, non si può essere perfetti, cioè. Ma non è che possa piacere a tutti. C'è gente, uno oggi mi ha detto: no, perché adesso lo capirà subito, io non devo dirlo. Dai, ma mi stai facendo litigare con mezza Siracusa. No, vabbè, no, mi ha detto: guarda, io sono molto arrabbiato perché io rappresento il 4% della sto comunità. Cazzo. Allora, e io mi sono permesso, soprattutto così, sì, sì. Il 4% del 40% di quelli che sono è l'uno. Cioè, sei tu e il condominio dove abitate. Cioè, poi vabbè, se poi ne vogliamo parlare, parliamo. Una comitiva. Una comitiva, tra l'altro sì, sì. Due già se ne sono andati. Cioè, sarà. Okay. Ecco, questo è un po' il punto. Comunque siamo io e il Mike chiaramente con Coppia di Fatto con Lino. Come coppia di fatto con Lino? Certo. No, beh, coppia artistica. Coppia con Lino Bottaro, che salutiamo. Ah, no, state chi più è, insieme. Chi è l'altro? Poi c'è l'altro DJ? Ci sarà anche Giulio Licata? Pensa, anche Stralieri allora. Di qua. E poi ci sono anche altri artisti importanti. C'è che è Nicoletta Palermo, tra l'altro un gruppo salutiamo musicale Nicoletta. Bravissimo, salutiamo Nicoletta, sono bravissimi, faranno questa musica che piacerà veramente a tutti. Arriva Tecla, che si chiama Tecla Insoglia, che qualcuno ha definito artista locale. Allora, intanto Tecla, primo, vero, papà è di Floridia, è vero, nasce a Piombino, cresce professionalmente a Roma, diventa una bravissima cantante, vince Sanremo Giovani alla faccia di qualcuno che vuole farla passare come artista locale, fa l'attrice protagonista della Fincion Sunada, dove canta e recita in una maniera straordinaria, sta uscendo con due nuove Fincion che andranno una sulla Rai e l'altra su Sky, ma è artista locale. Cioè, ma io direi come se fosse un vanto, no? Cioè, è una dei nostri che però ce l'ha fatta. Nemo, profeta ancora, in patria. E infine il Shakalab è un gruppo non di Caltanissetta, che fanno del rag siciliano, che ragazzi vi posso, andate a vedere, sono straordinari. E butteranno all'aria la piazza nel vero senso del termine. Comunque ci divertiremo sicuramente. Ci divertiremo in Piazza Duomo il 31, vi aspettiamo. Ci hai visto che bella cosa. Bene. Ora dopo questa marchettata mi date 2000 euro giusto per aver detto pure come funziona. Forse 2000 euro costa tutto il Capodanno. Non l'ho ancora capito. Siamo in economia. Allora, io arrivo, torno dalla Sardegna, qualche giorno fa sono stato in Sardegna per lavoro, saluto gli amici del Sette Bello, sapete per me è padel e pallanuoto. A Cagliari c'è Marco Mengoni, la serata di Marco Mengoni a Cagliari costa 1 milione di euro. Figa. Bravo. Figa. No, non ce n'è, c'è solo Marco Mengoni. ha detto che figa non ne voleva. Non so come mai. Vabbè, ragazzi. Gioia. A noi non interessa. Allora, 28.000 posti.
Nel okay. senso che non hanno una piazza grande come Piazza Duomo di Siracusa e nemmeno una piazza come Piazza Unità d'Italia di Trieste, lo fanno perciò la zona fieristica. Il comune cosa ha detto? Ha detto, senti, allora fate una cosa, venite, passate in comune, cioè mandate un'email e noi poi vi diamo il pass per entrare, perché è gratuito per la popolazione di Cagliari. Poi a un certo punto hanno capito che tutto questo meccanismo era un casino, perché già il primo giorno c'erano 5.000 persone fuori dal comune. Certo. Allora ha detto no, non basta pass, il 31 alle ore 16 verranno aperti i cancelli della fiera, chi c'è chi non c'è non c'è, il che significa la bolgia, cioè, io per succederà come Travis Scott Marco quando Mengoni, c'è stato il coso, cioè io per andare a vedere Marco Mengoni che si esibirà alle ore 00:45 cioè all'una meno un quarto di notte, devo passare il Capodanno, il cenone di Capodanno attaccato a una transenna. Ma vada via, che qualcuno lo farà, qualcuno. No, lo farà sicuramente a Cagliari, ragazzi. No, ma Cagliari. Però, ragazzi, è costato 1.000.000 di euro quella serata, perché se vuoi altri artisti, la sicurezza, ecco, 1.000.000 di euro. Mi devi dare. Allora, in Sardegna, che sono più bravi di noi, fanno veramente, sono bravissimi sotto questo punto di vista. C'è Marco Mengoni lì, c'è Mahmood, c'è Liga, Ligabue a Sassari, 350.000 euro. Allora, io mi metto nei panni e faccio una provocazione, qui lo posso dire, in radio non lo posso fare, ok, va bene. Allora, Siracusani, che vi lamentate che non c'è mai il nome di... Se come direttore artistico, non sono io non sono direttore artistico, non ho scelto io gli artisti, ma come direttore artistico e come amministratore, domani mi intesto e faccio l'assessore al turismo, va bene, quest'anno porto Ligabue in Piazza Duomo e spendo 350.000 euro della comunità siracusana. Si incazzano. Mi lapidate. Tutti. Sì, esatto. Sì, cioè, sì. Vengo messo dentro l'orecchio di Dionisio, sì, così almeno sì. Sento un cazzo, con la gente che mi tira. E faranno la fila per darti le frustate. Sì, perché questo è il punto. Ma ragazzi, adesso parliamoci chiaro, con tutto rispetto. Io amo Anna Tatangelo. Certo. Anna. Vieni. Anna, siamo stati insieme ultimamente, tra l'altro, in come? Un paese. Sei stato insieme ad Anna Tatangelo? A presentare, infatti, l'ha fatto un'esibizione in un bel paesino qui della provincia. Ciao Priolo. Ciao. Allora, ma tu per fare 30 minuti, 40 minuti di esibizione, cioè 30 minuti con basi a 22-23.000 euro, ma anche no. No, ma se riesce, scusami. Perché, cioè, ragazzi, diciamo, anche Capodanno. Voi che siete artisti, anche Capodanno. Minchiata. No. Voi che siete artisti, che capite di queste cose, visto qui ancora mi parla di spicci, il mio concetto di prima di Twitch è per dire così almeno puoi sparare tutte le cagate che vuoi e non hai bisogno di dirle in radio. Sì. Cioè, ci abbiamo provato noi in passato, se torna indietro, voi magari eravate veramente un po' più piccoli. Mario Incudine, bravissimo, portammo Facchinetti, Gemelli Diversi, l'articolo 31, ragazzi. Figa. La notte di Capodanno, quando arriva l'una di notte, che ci sono 6 gradi. La gente imbriaca persa. La gente imbriaca. La gente o la fai muovere o ti violenta sul palco. Cioè, sì, chiaro. Sì. Perché hanno... Cioè, non puoi mettere al by myself la seconda strofa finita con la gola tagliata con un macete. Per questo quest'anno, cioè, ci siamo io e Lino. Ma è così, ma perché è così, ragazzi? Ma io posso fargli fare il karaoke, capito, dalle 23:30 e cantare tutte quelle canzoni. Tra l'altro, guarda, ho suggerito a Tecla, che chiaramente farà un repertorio suo ma anche non suo di cover, fammi tutti gli arrangiamenti da coinvolgimento di pubblico. E puoi anche cantare Nada, Caterina Caselli, sì. La mina quella accelerata, sì. Metterà dentro una canzone di Madame, di Annalisa, perché allora Morgan, ti piace, cioè, capito? Di Annalisa, cioè, da cantare tutti, va benissimo così. Dopo un po' però, quelli che hanno cantato e arriva lì, no? E picchia. Quando parla, no? Perché poi dissing per tutti, cioè partono questi cosi, no? Ed è sempre lui. Poi tutti gli anni la stessa sopra, arriva
quattro fuochi d'artificio di Michele, l'ha comprato dai cinesi, l'altro anno stavano dando fuoco al palco. No. Questo tanto party. E sale. Ciao Siracusa, guardate che qui, vai, dai, veloce, che qui abbiamo freddo. E questo è il punto. Però posso dire una cosa, quest'anno non ci sarà freddo. Se è vero, se ho visto anch'io, tu lo sai che io la prima cosa che guardo è la previsione. C'è stato un anno, ragazzi, abbiamo fatto la serata, un paio d'anni, cioè, c'erano i pinguini che ballavano davanti a noi. No, ma ci siamo veramente un paio d'anni, siamo andati su con la camicia e gilerino senza maniche, faceva un caldo alla Madonna. Poi vabbè, questi qui arrivavano belli carichi. Chiaro. Già carichi a palette. Vedrete che vi divertirete, non c'è. Non c'è. Però va bene lo stesso, dai, questo è un po'. Dai, Mimmo, facciamo questo nuovo podcast. Sì, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Allora, infatti, se dovessi oggi iniziare un podcast, su cosa lo faresti? Lo farei sul mondo giovanile, perché ho perso il filo. Segui più i trend. No, li seguo i trend. È che non riesco più a stare dietro a queste cose. È chiaro, ragazzi, io sono più uno sbarbato, mi sono sentito sbarbato per molto tempo. Io fino all'età di 40 anni comunque. Io ho fatto ballare gente al Sayonara, a Fontane Bianche, cioè quando c'erano i locali storici, cioè i ragazzini. Poi ho scoperto l'ultima volta di avere qualche anno in più, quando sono andato lì una sera che stavo entrando e fa guardi, dovrei aspettare fuori il suo figlio che tra poco esce. Ma cagare te, mio figlio. Cioè, io ero andato lì per entrare, per farmi la serata. Sì. Guardi, i genitori dovrebbero aspettare qua. No, i genitori lo dice tua sorella. Questo è che mi sono un po' perso per strada, cioè veramente... Ogni giorno esce qualcosa di diverso, non riesco più a seguire. Mi piacerebbe che ci fosse però un ragazzino a raccontarmi queste cose. Però non è un ragazzino di quelli, vedeteci che cosa, devi comprendere che a differenza di come siamo vissuti noi, bene o male, la nuova generazione ha un problema fondamentale, che sono tutti affetti dall'ADHD. Quindi hanno tutti la sindrome dell'attenzione a 5 secondi. Quindi il problema fondamentale è che a meno che tu non sia un mostro nella creazione di mini clip, quindi sei un mega pubblicitario. Sono d'accordo. Cioè è quello. Allora, riuscire a tenere destra l'attenzione per molto tempo è dura. Sì. Allora, è dura per noi, figurati. Cioè, faccio un podcast da un'ora a puntata, penso un po' quanto è difficile fare hype. Mi chiamarono una volta a insegnare un po' di comunicazione, no? Dicevo attenzione, perché se tu ogni tanto non inserisci parole magiche, sono tipo. Tra poco vi dirò una cosa molto importante con questo tono di voce e poi sull'importante ti fermi. Tra poco vi dirò una cosa molto importante, non ve la dico, no, cioè poi non le dice, cambia discorso, però intanto dicevo che cazzo, ma... tac, allora rimane, ma l'attenzione durava altri 27 secondi, 30 secondi, se poi tu questa cosa non c'è, perché c'è qualcosa di molto interessante da aggiungere a questo. Allora, Mike, cos'hai mangiato oggi? Cioè, capito? Dove sì, chiaro. Certo. Così, i ragazzi, noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo portato degli studenti da noi, no? Che hanno seguito un po' le nostre trasmissioni. Alla fine siamo riusciti comunque a interessarli e hanno seguito, però la stragrande maggioranza, la radio proprio, radio. Chi se ne frega di scelta. Poi ragazzi, se togli quei due o tre, quattro ragazzotti che poi alla fine pensi che siano malati perché sembrano dei mostri, perché esulano completamente dalla realtà. Il resto dei ragazzi, 17-18 anni, a me è la cosa che ha preoccupato, non sanno veramente una mazza. Io scherzavo con questi studenti, non dirò la scuola. Li saluto tutti, alcuni bravissimi. Ma della serie, chi comanda in Italia, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, non sapevano neanche che cazzo era il Presidente del Consiglio, il Presidente. Non sapevano chi era il Presidente della Repubblica. Io posso capire che non sai nulla, cioè che non sai che magari noi abbiamo due camere, non sai che il Senato, cosa ratifica il Senato, cosa fa la Camera, se sono complementari. Mi va bene perché poi per carità, cioè non è che devi sapere tutto nella vita, ma alcune basi sulle quali puoi dire, perché vai a votare? A cosa rimproveri questo? A tutto. A noi soprattutto, e al fatto che comunque già noi adulti cominciamo anche nei nostri discorsi a dire vabbè, ma diamo meno valore ad alcune cose che prima erano molto più importanti.
con mio padre, che è sostanzialmente un bel meridionale proprio del sud, era un meridionale dello zoccolo duro, lui pugliese, no? Cioè del, veramente del tacco dell'italiano. Non è che si facevano grandissime discussioni erudite, no? Cioè sulla, però c'erano comunque degli scambi di vedute, soprattutto chi insegnava, chi avevo davanti come interlocutore, interlocutrice a scuola, le professoresse, forse era anche un po' magari politicizzata, no? Perché erano degli anni un po' diversi, però ti raccontavano delle cose, ti stimolavano anche ad avere curiosità, a capire come funziona un po' il meccanismo intorno a te, cioè cazzo adesso è qui ed è tutto e subito. Cioè, te l'ho spiegato, Cioè è passata ormai la situazione del genere, vado in televisione, faccio che cazzo voglio, prendo una barcata di soldi, magari, ma anche, e anche poi non è così. Io conosco gente che lavora in TV e sapevo quali, pensavo quali fosse, fanno la fame, sì, fanno sì. La fame, ragazzi, sì, cioè, sì, poi il problema sostanzialmente è quello che noi pensiamo, che cioè raccontiamo ai ragazzi una realtà che non è quella, cioè. È un po' come l'America, cioè io ti assicuro, sono stato in America e avevo l'impressione, sono a Los Angeles, cioè un posto che tu nell'immaginario collettivo di una città del genere te lo immagini proprio come, non lo so, una mecca da andare a vedere, incredibile, piena di cose. È una città piena di autostrade, con barboni a tutti gli angoli, 70.000 persone sono state sfollate dopo il crack dell'immobiliare in America e vivono per strada facendosi di fentanyl, veramente terribile. Quindi dei giovani che è così. La colpa non lo so di chi è la colpa, non ti sai predire esattamente. Guarda, io che sono uno che ha odiato il sistema scolastico davvero davvero tanto, ti assicuro che il problema fondamentale è quello che hai sempre l'impressione di non fare mai la cosa giusta per questi professori, perché appena hai una visione diversa, una cosa che è al di là di quelli che sono i canoni che loro conoscono, è subito uno vabbè, ma non con tutti, non è vero neanche quello. Perché comunque c'è una buona parte anche di professori che comunque ti portano, cioè, cercano di stimolarti. Il problema è capire esattamente tu cosa vuoi. Il problema è che poi quando tu arrivi a casa ti rinchiudi in questo mondo completamente diverso. Sei bombardato poi, ma anche ragazzi, dalla distrazione. Guarda che siamo anche noi, film, cioè noi parliamo dei giovani. No? Cioè, è complicato. Ragazzi, ma non è possibile che all'età di 50 anni, 55 anni, io discuto con le persone via WhatsApp. Non è possibile. Cioè una volta quantomeno prendevi il telefono e ti mandavi a fare in culo per telefono, ma almeno era, non c'era nemmeno il problema se ti aveva mandato a fare in culo veramente o era velato, o era un po' così, o era criptato, oppure era scherzoso, perché tu dal WhatsApp non lo capisci. È vero. Non abbiamo più linguaggio, non ci incontriamo più, non parliamo più per strada, e quando ci incontriamo siamo diventati tutti più cattivi. Secondo te il Covid ci ha cambiato? Ci ha cambiato in peggio. In peggio? In molto in peggio. Il Covid è stato un disastro sotto questo punto di vista. Il Covid pensavo che fosse un aiuto per ritrovarci in una società completamente diversa, ma invece è stato esattamente l'opposto. Cioè il Covid ci ha liberato di tutti quei limiti che hai presente, quando a me arriverà prima o poi, no? La demenza senile, io tra ancora 5 anni poi comincerò a mandare a fare in culo come fa mia suocera a chiunque gli capita davanti. No, perché così, perché ti liberano talmente, fra i inibitori. Covid ormai è diventato così. Covid, tu hai vissuto per 2 anni una specie di limbo, no? Sì. Cioè dove con le varie scuse meglio non uscire, meglio non incontrarci, meglio non vederci, anche quelli che avevano insicurezza si sono comunque autogiustificati, perciò cominciavano, era un suo mondo, era tutto, chi è che diceva la bellissima frase, no? Cioè, perché tutti quando vediamo una persona che sta male nel dolore siamo sempre pronti via, perché comunque è una comfort zone, no? Cioè quello che sta male aspetta di dolore e non penso ai miei. Ecco, poi è finito il Covid che ci ha risbattuto in faccia alla realtà e ci ha ributtato fuori dalla nostra comfort zone. Ragazzi, cioè io non ho mai visto gente così fuori di testa, che è andata veramente, che
ma veramente che comunque fanno delle azioni e ogni giorno se ne leggono in tutti. Cioè il Covid ci ha rovinato sotto questo, dal punto di vista psicologico molto più. Pensa a un ragazzino che magari dai 16 ai 18 anni, che è l'età, che è l'età che dovresti fare. Saltato due anni di adolescenza, sì, sì. Sono i primi che si vanno a drogare oppure che si buttano giù alla finestra. No, non è vero, un sacco di. È vero, il tasso di suicidi è aumentato tantissimo su questa cosa. Vabbè, figurati dopo questo cazzo di podcast. Cioè, come io, c'è gente a casa che c'è la riga, sta tagliando le cose. Stanno spaccando tablet. Divertentissimo, che dite ragazzi? Io penso proprio invece al contrario. Io credo che tu abbia una voce sotto questo punto di vista, non tanto il podcast, ma dal punto di vista della radio, che ormai sei dentro le case delle persone. Cioè, quando uno accende. Sì, ma non puoi parlare così perché fai paura. Perché? No, che no, sei troppo vero. No, perché sei troppo vero, bravo. Perché comunque tu vuoi o non vuoi, è quando. Anche quando la pensi in un certo modo devi edulcorare un po' il messaggio, devi comunque, sì. Non ti dico appiattirlo, comunque renderlo non innocuo, perché io cerco sempre di stimolare un po' le persone, ma non, perché poi c'è anche l'effetto contrario, che se tu vai giusto pesante, io fui minacciato più di una volta dai Novax, no? Io ero un vaccino dipendente, convinto in tutto e per tutto, perché credo che se tu hai fiducia nella scienza la devi avere sempre, comunque, non quando ti fa comodo. Io ho avuto un tumore importante, ne ho un altro in corso, dove andrò, dove arriverò, poi a un certo punto metterò una vita, casomai il giorno in cui me la guaglio fate un podcast durante la messa, che non mi dispiacerebbe, sarà una grande festa. Quando io ho avuto il primo tumore al fegato, e mi diedero ormai poco tempo di vita perché non arrivava sto cazzo di autoricambio, qui era sempre chiuso, insomma non riuscivo a trovare l'organo per farmi l'operazione, per farmi il trapianto su a Milano, io comunque ho avuto piena fiducia nel medico. Ti dirò anche di più, questo l'ho fatto anche in una sorta di congresso medico, gli ho fatto un po' da testimonial. Quando finalmente mi chiamarono dicendo guarda, è contestabile che abbiamo l'organo per lei, finalmente, anche perché le cure di chemio che stavo facendo non funzionavano più, perciò non regredeva più, non si fermava più, insomma avevo qualche mese di vita, poi me ne sarei andato. E arriva l'organo, arriva questo trapianto, cioè questo fegato da trapiantare, mi preparano, c'è tutta una preparazione molto particolare, ti depilano dalla testa ai piedi, sei disinfettato dalla testa ai piedi, truccato, che volevo un po' di rime, se volevo andare in sala operatoria un po' figo. Giusto. No, beh, cazzo, ragazzi. Sì. Anche lì sono le tue 18 persone a guardarti, a me sei un po' figo. Cioè, sono già tutto bello e pronto, con la calzamaglia tipo Roberto Bolle, con sto fisico che era un cesso, proprio una specie di pippa con un'anguria qua davanti. Pronto per entrare in sala operatoria alle 8 di sera. Tre equip che aspettavano sotto, a 8, 8 e mezza, alle 9. Non mi chiama nessuno finché l'una e mezza di notte non arriva il primario, c'è il boss del boss del boss, che mi dice: guarda, non è stabile, c'è un piccolo problema. Figurati. Con me, se è piccolo, sfonda una porta aperta. Cioè. No, guarda, il problema è che cos'è? Che l'organo, perché loro cosa fanno? È compatibile col tuo, lo stesso gruppo sanguigno. Io, tra l'altro, ho un gruppo sanguigno molto particolare, abbastanza raro, perciò salgo nella classifica del registro nazionale, perché però è ancora più difficile trovare, perché devi trovarne uno, certo, compatibile. L'organo deve essere compatibile con il gruppo sanguigno, come. Sì, non soggetto a rigetto. Come morfologia, sì, esatto. Come morfologia, il rigetto ci sarà sempre, poi ti racconto. Okay. Un giorno faremo un bel podcast su queste, okay, cose. Potrei scriverci un libro, molto divertente. Beh, di che volevi scrivere il libro? Questo potrei scriverlo, sì. I miei 60 giorni in ospedale, da ridere. Deve essere tutto bene. Allora, perfetto. Loro però, finché non ce l'hanno in mano, in mano significa anche fare poi degli esami, insomma, questo benedetto donatore risultava avere delle macchie strane nel polmone, e uno dice vabbè, polmone col fegato, che cazzo c'è? Però c'era qualcosina anche nel fegato, insomma non erano sicuri che quello non potesse non essere, cioè non potevano escludere quello fosse un ulteriore tumore anche quello, sì. Una metastasi, un tumore primario partito da qualche altra parte. E arriva lui, contestabile, c'è questa cosa, allora, perciò se vuole noi andiamo avanti. Senta, gli ho detto, dottore, professor Rossi, Guido Rossi, tra l'altro, sembrava una roba da cinema. Sì. Io faccio
lo speaker radiofonico. Lei al mio posto. Che farebbe? Che farebbe? Che bella cosa gli hai detto. Contestabile. Io andrei avanti, io lo farei, perché quantomeno lei, per la situazione clinica che in questo momento non è più guaribile, e rischia veramente che se non ne troviamo un altro entro una settimana, amen, ci salutiamo, quantomeno daremo a verificare, perché non abbiamo ancora certezza matematica di nulla, però quantomeno sappiamo che quello possiamo anche cominciare a curarlo, se eventualmente abbiamo anche la sfiga di ritrovarci davanti un organo che abbia delle problematiche. Mi buttano, allora perfetto, andiamo, sala operatoria, esco, entro all'una di notte, esco alle 17, che bello però ragazzi, perché esci dopo 18 ore di questa anestesia pesante che a te, Vergo, secondo me ti faresti trapiantare solo per quello. Morfinato da morire, morfinato, certo. Da morire, c'erano dei dottori che volavano, c'erano, sì, sì, c'erano, sì, gli, sì, elefanti rose, che sì, sì, sì. Ti avevo dato i funghetti. No, cioè, sì, sì, chiaro. Esco fuori, chiaro, sì, Madonna, sì, che mi parla, sì, sì, amico, sì, mio. Cioè, è talmente forte l'anestesia, a me è durata 24 ore circa, dove veramente, sì, no, pesanti, no, ma altra gente dura 3 giorni, 4 giorni. Poi, ecco perché ti dicevo che potevo scrivere il libro. Poi c'era il mio amico, il Mario, che era il bresciano, che era stato anche lui trapiantato il giorno prima, dopo 3 giorni che era uscito. Una notte alle 3:30 di notte si presenta a me, noi avevamo tutti i tubi così di sfogo, di scarico e carico dappertutto, e sembravamo dei, no, cioè, degli Avengers dal futuro, che, no, dal, no, futuro, sì, 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 altro che, no, sì, quelli del tipo, sì, degli UFO che vengono, no, rapiti, sì, bravo, sì, il tufo, UFO che vengono rapiti, oppure gli avversari di Spider-Man, sì, 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 ok, ah, tentati, ok, okay, sì, sì. Octopus. Questo si presenta 3:30 di notte, cazzo, ho detto, ma che cazzo vuoi, ma sono le 3:30. Giubbotto di pelle, noi eravamo nudi come Dio ci ha fatti, perché eravamo chiaramente, sì, in terapia intensiva. Cazzo stai andando? E ho telefonato con il custode, devo spostare la macchina. Alle 3:30. Fattissimo. Cioè, no, sì, certo, Mario, ti sto staccando i tubi. Cioè, ti stacco i tubi, ti faccio morire qua di sangue, vuoi vedere? Torna lì, chiamo, Madonna, qui la dottoressa, la Federica. Federica, fagli subito qua un'insulina, diciamo, una siringata da cavallo. Tac, fagli un perotto. Cioè, questo è il punto. Ecco perché ti dico, comunque, tornando a monte, al nostro discorso, quando tu hai fiducia nella scienza, la devi avere sempre. Sì. Non è quando ti fa comodo. È come la fede. Allora, il mio medico mi ha detto, senta, tesoro, lei comunque, la crisi, cioè lei è un soggetto tratto a crisi di rigetto, è un sistema immunitario, io prendo dei farmaci, li prenderò, lo so benissimo, vita naturale durante, finché morte, chiaro, non ci separi. Sono riuscito a diminuire, prima arrivavo a 14-18 pastiglie al giorno, adesso siamo su una decina. Ah, sei Corona praticamente. Minchia. Fabrizio, sì, Corona, sì, 2. Sì, cioè le farmacie qui, ragazzi, io sono i clienti più ambiti. Ciao Mimmo. Madonna, va, che c'è il conto. Guarda che mi ha salutato. Ma che c'è il conto, quelli che prende anche dei farmaci che costano 400 euro a scatola, ecco, perciò sono il cliente, sei quello buono, sì, sì. E la mia prof, quella che mi segue al Policlinico di Milano, ha detto, appena esce fuori il primo vaccino se lo faccia pure, appena esce, e io sono stato forse uno dei primi 10 in Sicilia a farsi il vaccino, okay. Ho messo le foto, ecco. Sul secondo, il terzo e il quarto, mi sono fatto anche la quarta dose, tra l'altro non più di 10 giorni fa, e proprio per il fatto che comunque ho meglio non scherzare, soprattutto con i nuovi ceppi, ma io in quel periodo facevo radio, che cercavo di convincere le persone ad andarsi a fare il vaccino, a farsi la prenotazione, andarsi a controllata, sei, insulti. Però oggi che c'è stato, lo scandalo del fatto che non abbiano proprio sul vaccino. Allora guarda, al di là di questo, quello che è importante da dire è che si è creata da persone normalissime una trasformazione a chi in maniera agguerrita vedeva come non so, una cosa proprio gli alieni, i marziani, i complotti, ma non solo quello, guarda, a me la cosa che mi faceva più arrabbiare, io mi arrabbiai la prima volta in radio, non mi era capitato mai. Perché c'era un prof che faceva parte, che era segretario di un sindacato dei lavoratori della scuola, non delle tre confederazioni più. E io a un certo punto gli feci una domanda: ma lei è vaccinato?
non glielo dico, sai, la questione di privacy. Ah, mi scusi, io c'ho, non era vero chiaramente, non ho figli io purtroppo. No, io voglio sapere, io so dove insegna lei. Io non voglio che mio figlio vada in una scuola dove il prof che passa ore e ore con lui non è vaccinato. Lei è vaccinato? No, no, ma lei è vaccinato sì o no? E lì che nasce questa alterazione. A me sentirmi parlare di situazioni legate alla scienza, legate alla medicina, legate a un vaccino, che cos'è, che tratto non sapevano neanche i medici, cioè da gente che faceva fino a ieri geometra, no? Faceva questo che insegnava la religione, non mi ricordo, educazione fisica. Ma se permetti, metto sulla stessa bilancia, ascolto la dottoressa Donato, il professor Rose, cioè i miei dottori che mi hanno già salvato la metà volta e mi dicono, lasci perdere. Lei, tanto faccia questa cosa, poi se ne... cioè se permetti ascolto loro, cioè qui ormai erano diventati veramente tutti... Beh, è una questione che deve... non potrei mai convincere il 100% delle persone. Ma sicuramente, ma tutto altro, perché comunque ogni tanto fare il contrario, il bastian contrario funziona, no? Cioè Andy Warren è 15 minuti di visibilità, cioè di sì, chiaro. Cioè dopo un po' basta. Io mi sono anche rotto le palle. Allora, giusto. Ecco perché quando tu mi dicevi prima gli haters sui social, tu li dai sconto, ti arrabbi, sì magari ti arrabbi, ma non te la do la soddisfazione di avere 15 minuti di notorietà grazie a me. Di notorietà grazie a me, sì, perché so che se ti metto un like o ti rispondo sulla mia pagina social. Bravo, gli dai. Io ho 5.000 in una pagina, 5.000 in un'altra pagina, nella pagina ufficiale ne ho altre. Non ti do l'agio di 13.000 persone che leggono i miei insulti a te. Esatto. Chiaro. Ti dà importanza, per questo io prima ti chiedevo a microfoni spenti, ma tu veramente oggi dai peso a queste persone, no, a queste però, cose. Hai capito? Però ti fanno già i coglioni. Sì, no, dove sarà Mimmo tra 5 anni? Ah, minchia, non so neanche se arrivo a Capodanno. No, non lo so. Magari è qua. C'è qualcosa della tua carriera che ti manca, ti piacerebbe raggiungere ancora qualche treno che... Sono passati parecchi treni, un paio li ho persi, un paio, magari uno per colpa mia, un altro paio per il fatto che comunque... Io 15 anni fa, 20 anni fa, feci un provino in Rai che andò benissimo. Potevo entrare nella Rai a fare il conduttore e secondo me avrei fatto anche quello che so fare meglio, cioè darmi un microfono, fammi presentare una trasmissione, però mi sentì rispondere, cioè ma lei chi conosce? Siamo messi male, cazzo. Che cazzo è? Quello che fa il podcast lì, sì. Cioè, no, cioè, allora, e ammetto, cioè, quella porta mi fu socchiusa, non aperta, socchiusa da un sottosegretario di destra, che saluto, posso dirlo? Certo. Da Nicola Bono, che era l'ex presidente della provincia, che mi ha detto, tu sei troppo bravo, tu devi quantomeno una chance. Ragazzi, sottosegretario significa essere viceministro e lui era il viceministro con la delega allo spettacolo e al cinema, cioè nel senso televisione e cinema. Quando io gli dissi ai dirigenti Rai, ah bravo, bene, bella cosa, hai fatto un bel provino, chi è che conosci? Guarda, sinceramente sono arrivato qui e bussato alla porta attraverso il sottosegretario. Conta un cazzo. Madonna. C'era un sottosegretario, non un viceministro. Mi fa, scusi, ma... vabbè, il Papa, guardi, purtroppo ancora non è... Guarda, credi tu nella meritocrazia in un lavoro dello spettacolo? In non genere? Esiste. Perché no? O sei un... O sei così forte che non, sì, ti possono tenere. Ma tu sei forte solo quando ti danno la possibilità anche di essere forte, non è che per forza sei forte e lo sei adesso. Allora, meritocrazia ci arrivi in alcune fasi, poi ti fermi, però poi a un certo punto ti blocchi. Il network. Network is network. Sì, ragazzi, allora Mike ha detto una cosa giusta. Chi comanda a volte non sei tu, non è il tuo personaggio, ma chi sta dietro di te, no? Ad esempio, chi è molto, molto forte ha sempre un agente molto forte, no? Mm. La gente di spettacolo è una gente che conta molto perché fa tutto quello, anche il lavoro sporco che tu non fai e non potresti neanche fare, perché chiaramente certo. alcune ma dai ragazzi, adesso senza parlare cioè si sa benissimo che il mondo dello spettacolo, il mondo dello showbiz è fatto così, Vallettopoli, no? Cioè, Calciopoli, Vellopoli, cioè, Monopoli, non lo fa lo speaker, il presentatore, sì, l'attrice, certo. Non
lo fanno altri, poi tu vieni disegnato, narrato, modellato in modo diverso. Mi piacerebbe, sì, meritocrazia, secondo me esiste, perché alcuni attori, alcune attrici italiane sono andate avanti perché sono brave, sono certamente brave. Più scendi in basso, più invece non conta, più contano altre cose. Conta. Allora, la posso spacchiare? Certo. Io non me la tiro mai. Credo di non avere, di essere un ottimo professionista. Cioè, io ho presentato da cerimonie solenni, funebri, alle feste della tombola e delle feste dei bambini, chi si vestiva meglio di cactus. Sì, chiaro. Ecco, cioè, chiaro, chiaro. Per dire. Dalle cose molto molto serie, teatro greco, dove non hai nemmeno la salivazione, ad altre cose molto... Penso di essere piuttosto bravino, forse perché è dovuto anche all'esperienza, dovuto anche all'età. Tranquillo, sei veramente forte. Però, Vergo, non funziona, non funziona, perché ci sarà sempre colui che ti dà anche il quid in più, che ti potrà fare un passaggio televisivo su una televisione locale che è un po' più vista, senza fare nomi, ma senza neanche voler indicare nomi, perché non è una cosa polemica, oppure quello perché è stato già venduto. A me mi fanno impazzire quando dicono no, non c'è possibilità di... Avevamo pensato a te, però il pacchetto è già... Qui ci hanno venduto il pacchetto chiuso. Già, sì, col prequello, cioè, con quello. Cioè il pacchetto chiuso. Perché non te lo... Questo pacchetto chiuso, visto che è proprio chiuso così piccolo, che non te lo sei messo nel culo? Cioè, forse avresti anche fatto un po' meno. Poi ti hai capito, perché poi ti ritrovi, credo che l'audio sia stato... Mike ha commiato... Eccoci, ecco, sì. Forse. Eccoci. Tornato. Okay. No, il mio no, il mio... Attacca meglio? O forse c'è la mia... Ah no, si è staccato. La mia cuffia. È staccato da qua, può essere. Ah, addirittura? Sì, sì. Abbiamo tirato di tutto e di più nella vita, la prima volta che tiro cavi. Cioè... vabbè, sì, può capitare. Vabbè, ma fa niente, tanto stiamo arrivando in conclusione, penso che... perché sennò mia moglie penso che abbia già chiamato il comando dei... No, più che altro non so. Basta, leva le cuffie, cazzo. Va, andiamo senza cuffie, ragazzi, orecchie rosse. Okay. Questo è un po' il punto, capito? Cioè, ma ha ragione, anche se poi mi spiace dire ha ragione Mike. Sì. Cioè, anche perché per magari qualcuno che vuole avvicinarsi a questo mondo, chi auspica a raggiungere determinate vette, livelli o ambizioni, sa che però la dura verità è quella, e magari... Allora, io vi posso dire una cosa che penso veramente tanto. Ma ragazzi, con cappuccio. Peggio, donna mia. Sembra questo. No, allora, lo rimetti, allora. Si può fare! Cioè. Allora, io credo... Una cosa, credo che sto cominciando, sono in una fase della mia vita in cui tutti gli sfizi, tra virgolette, professionali che mi volevo levare, me li sono quasi tutti levati. Mi manca fare un film e fare un... Ho un figlio. Anche un figlio lo faremo, cioè mi sposo tra un anno, quindi probabilmente un figlio. Tra due uomini è un po' dura, però vabbè. Comunque, mi piace pensare che in realtà se da soli si va veloci, insieme si va lontana. È una cosa che ho sempre pensato. Quindi io credo che le cose si fanno. Ma ti mando un messaggio. Se da soli si va veloce, insieme si va lontano. È tua? No, è copiatissima. Sembra sei Massimo Troisi con lo sciallello. Ah, con lo sciallello, ti ricordi? Chi fugge? Quindi sono sempre stato come si dice, in delle occasioni mi si è sempre riproposta la cosa che, anche se ero quello che magari tirava più di più, cercava di fare le cose nel migliore dei modi, arrivavo sempre a un punto in cui mi dovevo fermare, e questo succedeva sempre perché non ero mai nell'ambiente giusto in cui dovevo fare veramente questa cosa. Quindi la problematica è che, se ovviamente noi fossimo un podcast che era a Milano, magari domani ci chiamava la Rai perché aveva bisogno di fare uno spezzone su uno special della Formula 1 di un Sanremo, e che quindi avevi la possibilità di interagire con quel tipo di engagement. Ma se oggi sei in una situazione in cui sei solo qui, e qui non si crea l'opportunità reale di avere quel centro nevralgico, non è un problema del fatto che non siamo abbastanza bravi, è un problema che non siamo bravi a crearci quel tipo di opportunità.
perché io in questo momento ho la fortuna che veramente su Siracusa sto lavorando pochissimo, sto lavorando tantissimo con l'estero, ho clienti da cui vado a fare video in America, clienti a Singapore, clienti a Dubai, e non è perché mi voglio spacchiare di questo, ma è stata una conseguenza del fatto che qui avrei voluto veramente tanto investire, non ci sono riuscito. Dammi la camera. Vai, ce l'hai. No, dammi la camera intanto per capire dopo questo discorso, visto che siamo anche in conclusione, perché so che mia moglie ha già chiamato i carabinieri perché ha cominciato a capire, forse è scappato, che si è lasciato. Intanto due considerazioni finali. La prima, che a volte l'apparenza inganna. A me sembrava minchia di mare, invece quando parla non è così. No, veramente. È incredibile, a volte veramente, come no, diceva... Guarda, tu non lo sai, ma io in realtà sono laureato in comunicazione e graphic design, ho un master in PNL. Vabbè, e sono anche... La laurea non si lega a nessuno, no. L'ha fatta a Tirana, no. Va bene lo stesso. No, cioè, in Accademia in Belle Arti a Catania. No, Tirana, Bucarest, salutiamo gli amici di Bucarest. Tre lauree a 100 no, euro. Cioè, no, cosa molto bella è questa. Sì, sì. Se volete avere, provare ad avere successo, io l'unico consiglio che vi posso dare, visto che è dall'alto di niente, sì, perché non sono dall'alto di nessuno, io se sono arrivato a un certo punto sono arrivato grazie al fatto che dovete rimanere voi stessi. I ragazzi quando venivano in radio vi dicevano ma devi fare, impostare, dire lettere, testamento, forbice, sassa. No ragazzi, allora intanto parlate come se foste in una stanza con, sì, col Vergo, col Michael. A tutti, non pensate, sì, mai, vero, che siete davanti a 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 persone che sono andate in crisi, e siate voi stessi, raccontate. Certo, non mettetevi a fare, sai, quelli che vanno tutti con la voce tutta impostata. No, no, buongiorno, oggi a Siracusa è successa una cosa gravissima. Cosa? E si è rotto il tombino in belle tasse. Due coglioni, sta roba dei tombini. Allora, anche quest'oggi parliamo di cose molto serie. Il problema dei problemi, le ciclabili, queste sconosciute. Ma ragazzi, ma le ciclabili, ma ben vengono le ciclabili, ragazzi, ma è così, ma non si può passare tutto il tempo. Sì, ma, sì, visto, sì. Ma avete visto l'albero di Natale che fa, che schifo che fa? Quello della Meloni lì ad Atreio. Sì, è bello. Sì, cioè, questo. Sì, sì, sì. Non se ne può più. Il problema. No, ma quello non è mai stato. Sì, sì, no, no, no. Io ho la fortuna che, grazie a Dio, ho sempre avuto un'ottima autostima e non ho mai avuto il problema di pensare che chi si riferisse a me con una sua opinione fosse quello che realmente io pensavo di me stesso. Se da piccolo di questa cosa ci soffrivo, in quanto ho bocciato a scuola, ho avuto un sacco di problemi, cioè, da non bullizzato da piccolo, tantissimo. Vabbè, ma i problemi ce l'hai ancora. Sì, no, però, sì, sì, però chiaro, chiaro, ma non è più la cosa. Oggi una cosa che veramente vorrei. Certo che anche tu per andare alle scuole medie, cazzo, sta cazzo di fede. Almeno io posso capire, qua non ti diciamo niente, che adesso siamo avanti. Ci però pensa, provate a immaginare. Tu pensa, ero un bimbo veramente piccolo e magrissimo, ed ero tipo, cioè, io mi sono sviluppato dai 13 ai 16 anni, quindi a 16 anni ero già 1,80 m per 100 kg, ma fino ai 13 anni ero proprio lo scricciolino, quindi mi menavo fortissimo. Poi figurati, cresciuto qui, quindi era giungla pura, capito? Non è che dici veniamo da famiglie auree dove mi portavo il cestello. Questa è l'anticipazione per la prossima puntata, quando nel nostro podcast io e Michael andremo a scoprire esattamente chi sei, chi è Vergo Pia veramente, chi è quello che ha inventato il museo egizio, è quello che ha scoperto le latte dei cappuccini, è quello che trovate al bar Kennedy a farsi sei brioche con sei granite con la mandorla, no, si sa, la prossima puntata. Grazie a tutti, Mimmo, sei stato fantastico, no, noi ragazzi, ti ringraziamo, è un piacere per me. Quando avete voglia di fare due chiacchiere facciamo più. Io penso che questa sarà veramente un primo appuntamento di una cosa che dobbiamo ricominciare a, ragazzi, fare magari su delle tematiche, potrebbero nascere strane cose interessanti da questa, sì, sì, da questo impegnato momento. Accademia non ci sta le cose a quattro. Cioè, no, no. Cominciamo tre uomini, una donna e mia moglie, cioè, l'unica donna, no. A me queste cose qua, sì, siamo più uomini, va benissimo, va bene, va bene. Sì, grazie a tutti per essere stati con noi in questa fantastica puntata di Purple Podcast. Noi ci vediamo alla prossima puntata, forse. Ciao, ciao. Ciao.